Sindaco Enzo Ferrandino, conclusa la campagna di vaccinazione itinerante, potremmo chiamarla così, del camper dell'ASL Napoli 2 Nord con tappa a Ischia, come è andata nel vostro comune, come è andata in generale questa inedita attività dell'ASL? C'è stata sicuramente una risposta entusiasta da parte della cittadinanza, che ha partecipato numerosa alla giornata del 26, che era la giornata in cui la vaccinazione si effettuava in piazza Antica Reggia, proprio qui sotto al palazzo municipale. Un'organizzazione perfetta, che ha funzionato come un orologio svizzero e ha messo in condizione di poter vaccinare nella sua complessa, in tutta, diciamo, in tutte le sei giornate, circa 800 nostri concittadini, che si vanno a sommare a coloro che si erano precedentemente vaccinati. Bisogna sottolineare e ribadire ulteriormente che la vaccinazione è l'unica arma, è l'unico strumento che noi abbiamo a disposizione per poter contrastare e debellare il Covid. Non sottoporsi alla vaccinazione è un grande errore. Oggi la statistica ci sta dimostrando che, grazie a questa vaccinazione di massa che è stata realizzata nell'isola di Ischia, nonostante il numero dei positivi stiano aumentando, comunque sono un numero abbastanza marcato, parliamo di circa 300 unità, i ricoverati risultano essere pochi e molti dei ricoverati risultano essere non vaccinati. Questo ci deve servire da riferimento. In qualche maniera l'isola di Ischia sta fungendo anche come un laboratorio dove è possibile evidenziare che, nonostante un grande afflusso turistico che c'è stato sull'isola, noi siamo arrivati ad avere circa 250.000 ospiti contemporaneamente presenti sul nostro territorio, specialmente nelle settimane di Ferragosto, alla fine coloro che sono ricorsi alle cure sanitarie sono relativamente pochi in termini percentuali se si confronta ad altri periodi, ad altre ondate di Covid sul territorio. Per cui bisogna continuare in questa direzione e assolutamente non bisogna abbassare le armi, abbassare la guardia rispetto all'uso della mascherina e di altri atteggiamenti finalizzati ad evitare le occasioni di contagio. Sindaco, ecco, in attesa di capire quello che deciderà la comunità scientifica internazionale sulla terza dose, che richiederebbe quindi una nuova campagna di massa sull'isola, oggi questa formula della vaccinazione che va praticamente in strada e nelle piazze può essere, ecco, una valida alternativa al lab vaccinale, che chiaramente non riesce più a richiamare i numeri di un tempo? Sicuramente può essere una alternativa che complementare alla vaccinazione massiva che si può effettuare in un hub vaccinale. Ricordiamo che noi abbiamo avuto giornate in cui si sono raggiunti anche gli 800 vaccinati in una sola hub. Questo risulterebbe essere molto difficile come risultato da raggiungere con queste campagne fatte in piazza, nelle piazze principali dell'isola. Per cui, se vi dovesse essere una terza vaccinazione, una terza dose di vaccini da effettuare ai nostri concittadini, penso che avremo bisogno comunque di strutture ampie, logisticamente facilmente raggiungibili, con dei parcheggi che mettono in condizione i nostri concittadini di poter raggiungere facilmente il luogo dove potersi vaccinare. Chiaramente, per recuperare coloro che per varie motivazioni non si sono potuti vaccinare, è giusto anche in qualche maniera avvicinare i punti di vaccinazione al cittadino con l'iniziativa che stiamo facendo.